nuovi animali popolano le Alpi, in questo caso parliamo degli alpaca. Siamo al Mas d'Avac, sotto Acembra, in questa omonima valle famosa per i suoi terrazzamenti, e l'azienda Zanotelli è molto particolare perché Ilaria, che è il cuore femminile dell'azienda, ha creato Silpaca, e parliamo proprio di questo allevamento di alpaca. E qui siamo, diciamo così, nella sezione maschile, potremmo dire, no Ilaria? Sì, sì, assolutamente. Questi sono tutti maschietti da 1 a 7 anni e loro vengono impiegati sia nell'allevamento come riproduttori, sia come produttori di fibra, ovviamente, sia come i nostri protagonisti per le attività e per i trekking. So che il tuo è un sogno realizzato di allevatrice. Come inizia e perché inizia? Allora, il nostro allevamento è partito nel 2013 con 4 animali, 2 maschi e 2 femmine. L'alpaca perché? Perché noi stavamo cercando un animale che potesse aiutarci a gestire anche un po' la campagna, quindi ad aiutarci a segare l'erba sotto i vigneti e nel castagneto. Quindi dopo una lunga ricerca ci siamo proprio imbattuti in una fotografia su internet di un'alpaca, e lì è stato amore a prima vista, ed è stato ancora più bello scoprire che era un animale veramente adatto a questo territorio e adatto alle nostre esigenze. Già dal primo impatto possiamo immaginare che ci si affezioni. Beh, questo insomma, all'istante proprio. Amore sì, a prima vista. Amore a prima vista. Che animale è? Allora, l'alpaca è un animale abbastanza diffidente, un po' timido, però diciamo che ci basta un attimo per riuscire a entrare in relazione, bisogna creare un rapporto di fiducia e dopo ti regalano il mondo. La tua, la vostra attività è legata ai trekking con gli alpaca. Come si sviluppano, come si svolgono? Allora, l'alpaca viene accompagnato con capezza e lunghina, quindi al guinzaglio, si cammina a fianco all'animale e lo si guida lungo il percorso. Il trekking è un'attività, comunque il camminare, che a loro piace molto, piace moltissimo, e quindi secondo me è l'attività migliore per entrare in relazione con questi animali. Che distanze percorrete? Ma la nostra passeggiata che facciamo di solito è lunga 5 km. Quindi una si fa in un paio d'ore, fa in un paio d'ore, la loro camminata è molto lenta, un'andatura costante, quindi ti aiutano proprio a camminare. Questa è anche un'attività dell'azienda, economica a tutti gli effetti. Eh sì, 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 assolutamente. Il trekking con gli alpaca fa proprio parte di attività strutturate come interventi assistiti con gli animali, attività assistite con gli animali, quindi quella che viene chiamata la pet therapy. Abbiamo parlato, Ilaria, della parte maschile dell'allevamento, adesso andiamo a conoscere le signore, la parte femminile. E qui siamo nella stalla delle femmine. Perché distanziate? Allora, maschi e femmine, la gestione dell'allevamento di alpaca è proprio una separazione dei due sessi. Questo per una questione riproduttiva e anche perché, facendo comunque allevamento, noi pilotiamo gli accoppiamenti, quindi decidiamo noi per seguire una genealogia di colore, di genealogia proprio di discendenza e quant'altro. Fino a quanti capi arriverete? Ah, bella domanda, perché l'alpaca diventa veramente un'ossessione quasi a un certo punto, quindi più ne hai più ne vorresti. Diciamo che restando un po' realistici, a me piacerebbe arrivare a una 50ina di capi.
Quindi l'attività di trekking solo coi maschi. Sì, noi impieghiamo solamente i maschi, adulti e maschietti sopra l'anno per le nostre attività, questo perché la femmina ha una gestazione di 11 mesi e mezzo, 12, quindi è bella lunga e durante questo periodo assolutamente va stressata il meno possibile, quindi lasciamo le femmine, le fattrici al pascolo tranquille tutto l'anno, mentre i maschietti vengono abituati e addestrati per le attività. L'alpaca viene da lontano, dalle Americhe, dall'America Latina. È un camelide, dico bene? Esattamente. L'alpaca è un animale domestico, è un camelide e discende dalla vigogna. Gli alpaca sono stati addomesticati migliaia di anni fa dal popolo Incas. Quindi noi adesso li vediamo anche sulle nostre montagne, è un animale che si collega bene alla montagna? Sì, molto. Loro hanno una struttura della zampa fatta quasi apposta per il territorio montano perché hanno due unghie e sotto hanno i cuscinetti, quindi sono molto sensibili al terreno, ma dei grandi arrampicatori grazie alle due unghie. Semplificando potremmo dire che sono i piccoli ruminanti delle Ande, simili come funzione alle nostre pecore, perché il manto ha la sua importanza, è una vera e propria fibra. È una fibra naturale e l'alpaca viene tosato una volta all'anno, solitamente in primavera, proprio in vista dell'estate, per scaricarli di questo vello caldissimo che li accompagna invece durante l'inverno. E, parliamo di fibra e non di lana. Questa è la differenza con la lana della pecora, perché non contiene lanolina, la fibra dell'alpaca, e quindi è anallergico. Una domanda che sicuramente tanti visitatori ti rivolgono: la differenza tra alpaca e lama. Allora, alpaca e lama fanno parte della stessa famiglia, che è quella dei camelidi, però hanno due funzioni differenti. Se l'alpaca viene utilizzato da fibra, l'alpaca si presenta in due razze, la razza Wakaya, che è quella che vedete alle mie spalle nel mio allevamento, e invece la razza Suri, ancora più pregiata, però sono molto meno presenti su tutto il territorio mondiale. Invece il lama nasce da soma, quindi è un animale che viene tosato perché comunque necessita di una tosatura, perché anche è un grande produttore di fibra, però non tutte le razze di lama, anche che lì ci sono presenti tre razze di lama, non tutte vengono utilizzate poi per... Quindi per un animale, un portatore, ecco, diciamo, sì. No? Da lavoro, naturalmente questi animali, lo sappiamo, hanno anche una funzione proteica, diciamo così, perché là lontani da noi vengono utilizzati anche come carne, però tu ti sei, diciamo, specializzata e divertita in questo lavoro creativo, nella lavorazione della fibra dell'alpaca. Sì. Stiamo vedendo questi lavori, devo dire, molto interessanti. Anche la tua t-shirt è il risultato, ecco, di questo piglio, di questo taglio creativo. Allora, noi in azienda seguiamo la filiera corta della lana. Cosa vuol dire? Che noi non acquistiamo fibra esterna, ma lavoriamo esclusivamente la fibra proveniente dal nostro allevamento. E teniamo separata la fibra di ogni animale, perché ogni animale ha il suo colore. L'alpaca è presente in 22 colorazioni naturali, e che vanno dal bianco al beige, tutti i toni del marrone, i grigi e i neri. Quindi è bellissimo, secondo me, ritrovare proprio nei prodotto finito, quindi nel cappellino, nella sciarpa, trovare un riscontro con vero e proprio con l'animale. Quindi io, ad esempio, posso dirti che questo cappellino è stato fatto con la fibra di Artù, o con la fibra di Manolo, o con la fibra di Ginger, e quindi secondo me è bellissimo poi per le persone trovare proprio un riscontro reale con l'animale vivo che ti guarda e con cui puoi farci anche una foto. Si tratta di materiali che sono anche morbidi? L'alpaca, essendo privo di lanolina, non è idrorepellente, ma è traspirante, che invece è una caratteristica molto positiva per la lana. Infatti non ti fa sudare, ma mantiene la tua temperatura corporea. È molto più calda a parità di peso della lana della pecora, ed è molto molto morbido. Un ottimo intimo, possiamo dire. Adatto soprattutto per gli accessori e il vestiario per i bambini. Vi presento Silvio, che è il marito di Ilaria, e bisogna dire che Silpaca rientra nel contesto più generale di un'azienda che si compone, Silvio, di cosa? Di quali attività?
Noi abbiamo l'azienda agricola che, nella quale fa parte appunto il meletto, le vigne e i piccoli frutti. Vediamo anche un apiario qui in valle e qui vi vediamo impegnati in questa vendemmia di Chardonnay. Chardonnay. Base spumante. Base spumante, quindi è la varietà che anche qui sulle colline di Cembra si raccoglie, diciamo così, prima della varietà per il vino fermo e servirà proprio per le bollicine trentine, metodo classico Trento DOC. E come valuti questa esperienza di Ilaria e come entra, ecco, diciamo, nella vostra esperienza e nella vostra impresa agricola? È un'esperienza positiva dove la gente riesce a conoscere a fondo il territorio della nostra azienda, ma più in generale della Valle di Cembra. Quindi l'alpaca anche come mezzo conoscitivo, perché bisogna comunicarlo anche questo ambiente e anche questa fatica, mi è. Esattamente. Ripetito.